Sull'infanticidio, un'opera dell'educatore pedagogista Johann Heinrich Pestalozzi del 1783. Pestalozzi era un riformatore nato in Svizzera e formatosi durante l'Età dei Lumi, in quella fase, in quel periodo che vedeva in Europa cambiamenti, progressi, differenze tra paesi più conservatori e paesi che si erano sviluppati a livello industriale ed economico, l'Inghilterra, la Francia, e che in qualche modo producevano e rafforzavano nuovi ceti sociali ansiosi di affrontare l'arena pubblica e contare di più dal punto di vista politico e legislativo, oltre che afflati, diciamo, di ottimismo progressista, di distinzione tra ragione e natura e il tema dell'illuminismo, che poi appunto sfocerà in particolare nel mondo tedesco, nel romanticismo e in tematiche romantiche che già fanno, come dire, hanno la loro epifania nell'illuminismo, per esempio, di autori come Jean-Jacques Rousseau, che dal punto di vista delle questioni educative è sicuramente una pietra miliare. Come sappiamo e come possiamo vedere in ogni manuale di pedagogia, Pestalozzi è piuttosto conosciuto per i suoi esperimenti, diciamo, scolastici, cioè la sua teoria, i suoi stessi metodi nascono da una pratica effettiva. La prima è la trasformazione della casa dove viveva, l'azienda agricola di Neuhof, in una casa di educazione per ragazzi e per diciamo ragazzi in un ambiente, insomma, disagiati da un punto di vista sociale ed economico. Interessante che l'unico figlio di Pestalozzi, che tra l'altro soffriva di epilessia, venne chiamato Jean-Jacques proprio in onore a Rousseau. Come dicevo, il suo metodo è il frutto delle sue esperienze. Interessante da questo punto di vista l'esperienza che lui avrà in questa cittadina elvetica, Stans, dove sarà direttore di un orfanotrofio e dove per insegnare più in fretta a un vasto numero di bambini utilizzerà il metodo del mutuo insegnamento. E ovviamente diciamo, gli insegnamenti che trarrà da questa esperienza riguarderanno il fatto che le nozioni dovevano essere elementari, si doveva cominciare dalle nozioni elementari in ogni disciplina e bisognava procedere in maniera progressiva. Questo perché il mutuo insegnamento si insegnava ai più grandi qualche cosa che poi loro dovevano trasmettere agli altri, doveva per forza, utilizzare concetti e nozioni basilari ed elementari che fossero chiare, semplici e definite. Come detto, questi metodi porteranno poi a uno sviluppo che lui illustrerà in un testo intitolato Ricerche sopra il corso della natura nello svolgimento del genere umano, ricerche che guarderanno, diciamo, i principi come l'elementarità di ciò che si insegna, l'organicità, cioè principi e nozioni collocate all'interno, diciamo, di un contesto, la continuità dell'apprendimento che si collega con i precedenti apprendimenti, vicinanza e lontananza, vicinanza con le esperienze fattive, tattili che il bambino fa e poi via via si allontana da questo tipo di esperienze, approdando, diciamo, esperienze di insegnamenti più astratti. Rilevante ancora il tema del linguaggio in Pestalozzi, che comincia, come dire, a avere una visione, a essere visto, come uno strumento che organizza il pensiero e non un semplice strumento comunicativo, un tema che poi si riproporrà più avanti e che sarà oggetto anche di studi, per esempio, di psicologi, linguisti ed altri autori. L'opera in questione è poco conosciuta perché è stata tradotta di recente in italiano ed è un'occasione, al di là degli aspetti, diciamo, lugubri, per riflettere sulla società dell'epoca, in particolar modo la società svizzera, perché lui viveva in quel contesto.
Lo studio sull'infanticidio è anche un modo per riflettere sulla donna e sulla debolezza della condizione della donna in quel tempo. La prima parte del saggio, diciamo, analizza le cause del crimine di infanticidio. Nella seconda si analizzano 15 processi celebrati a Zurigo e nella terza si espone, la parte, diciamo, più propositiva, si espone il pensiero di Pestalozzi e le riforme effettive che lui propone per superare questo tipo di pratica criminale. Nella idea di Pestalozzi, diciamo, una società ideale deve nobilitare l'umanità, favorire una formazione che abbia finalità morali individuali, oltre che migliorare le condizioni sociali e politiche del tempo. Il tema dell'infanticidio in questa fase, siamo nel 1700, XVIII secolo, diventa rilevante e con esso diventa rilevante anche la questione, dell'infanzia e della donna. Va ricordato che questa pratica non era condannata nell'antichità, pensiamo a Greci e Romani, spesso era visto come un rimedio alla popolazione eccessiva, oppure nel caso i bambini nascessero con deformazioni di vario genere, anche solo storpi, e a Roma il padre Familias celebrava un rito dove appunto accettava o meno il neonato. Nel caso delle femmine non c'era neanche bisogno di questo rituale, poiché la piccola, se indesiderata, era destinata all'abbandono e la si lasciava direttamente morire. Tra l'altro, questo tema dell'infanticidio o della, diciamo, mancata accettazione delle bambine è un tema che ancora oggi viene portato nel dibattito pubblico da report delle Nazioni Unite in alcune zone del mondo dove ci sono molti bambini e pochissime bambine, quindi politiche del figlio unico che però è diventato maschio. E questo pone interrogativi inquietanti. Non c'era una comprensione delle cause e venivano condannate queste donne senza considerare il contesto che aveva portato, diciamo, a questo orribile crimine. E Pestalozzi arriva a riconoscerlo, per certi versi ricorda un po' Cesare Beccaria, questa sua riflessione, perché arriva a spiegare e ad accusare anche altri di questo tipo di crimine. E quindi le cause dell'infanticidio che lui analizza sono sempre infanticidi che coinvolgono neonati illegittimi, che è un modo per riflettere sulla condizione e il costume dell'epoca, che ovviamente condannava le donne che avevano figli non riconosciuti, figli fuori da un matrimonio se non erano sposate, e dovevano affrontare la colpa e il timore della condanna delle famiglie, dei tutori, eccetera, eccetera. Lui individua otto moventi che portano all'infanticidio: infedeltà e inganno del seduttore, condanna, c'è una figura, come dire, quella del seduttore che ne esce piuttosto negativamente dalle pagine di questo testo, perché viene condannato il seduttore come la prima, quasi la prima causa di questo crimine. Le leggi dello Stato contro la lussuria e l'adulterio, la povertà delle ragazze, le precarie condizioni di vita e di lavoro delle serve e delle domestiche, che spesso erano considerate una proprietà dai loro datori di lavoro, la paura, come dicevamo prima, di reazioni di genitori, fratelli e tutori, l'ipocrisia del senso dell'onore che veniva coltivato, era un valore morale dell'epoca, conseguenze ed effetti di precedenti vizi delle ragazze che ovviamente nel caso di una parto toglievano loro ogni prospettiva e speranza per un buon futuro per questo bambino o questa bambina, condizioni di solitudine e abbandono durante proprio il parto, che facevano, diciamo, trasformavano queste madri in assassine. Pestalozzi ritiene che coloro che non sostengono col consiglio, con fatti, le donne nubili incinte e non aiutano la partoriente a dare alla luce la nuova vita, dovrebbero essere considerati colpevoli alla stregua quasi di coloro che fattivamente hanno commesso l'omicidio. I processi, i 15 processi che analizza nella seconda parte Pestalozzi, ci offrono ovviamente lo spaccato della società dell'epoca e dei valori morali e del costume, diciamo, dell'epoca. Analizza un caso su cui si sofferma maggiormente, il caso di questa Veronica K, che
che si discosta dagli altri perché era una donna coniugata. E nell'analizzare questo caso, Pestalozzi si trova di fronte anche alla difficoltà di questi documenti, cioè la difficoltà nel interpretare correttamente le fonti, i documenti, e diventa difficile capire bene le deposizioni, quali sono, distinguere le parole, di coloro che rendono deposizioni ufficiali da quelle che invece, sono le parole di chi trascrive addirittura. Stiamo parlando di documenti processuali e quindi questo già implica che la condizione della donna durante un processo era sicuramente molto più precaria di quella degli uomini. E altra cosa che qui è importante sottolineare, i legami tra le domestiche e i padroni, la mentalità dell'epoca, la morbosità di questi legami e del fatto che alcuni pensassero di poter approfittare tranquillamente di queste domestiche, sono temi ancora attuali. Per esempio in Brasile ci sono state manifestazioni da parte delle donne che hanno fatto che lavorano come domestiche e ci sono miriadi di racconti dell'iniziazione sessuale anche di ragazzi giovani in queste famiglie a cui sono state, diciamo, costrette a prendere parte, diciamo, le donne, le domestiche che sono considerate in alcuni paesi alla stregua di, diciamo, cittadine, cittadini di seconda, cittadine in questo caso prevalente. Questa pratica nel mondo femminile in Brasile, di serie B. Nella terza parte, Pestalozzi ci espone il suo progetto etico-politico che va contestualizzato, cioè va inserito nello spirito del suo tempo, dove c'è, come dire, ovviamente un afflato che porta a favorire l'educazione, la felicità, il miglioramento delle inclinazioni naturali dell'uomo, valorizzandone la dimensione legata all'educazione, alla pedagogia e anche alla politica, perché il tema politico, oltre che, come dire, c'è come dire, un substrato religioso, era un tema che impegnava, non era, come dire, ignorato da Pestalozzi. Facendo un bilancio sintetico di quest'opera, possiamo dire che da questo saggio molto interessante, emerge il problema della criminalità come problema educativo. In questo testo in realtà emerge, è un testo anche di pedagogia perché emergono le idee di pedagogia sociale che Pestalozzi ha portato avanti per tutta la sua vita. Inoltre c'è un forte riconoscimento del dovere etico dello Stato nel sostenere questi soggetti, quindi in una visione, diciamo, di cambiamento e di progresso verso l'aiuto diciamo, dei soggetti emarginati. La radice sociale dei comportamenti criminali e delle infanticide è determinante nel considerare il loro delitto, arriva a dire, come un crimine di Stato. Le proposte che Pestalozzi fa possono ancora apparire ai nostri occhi, diciamo oggi, paternalistiche, perché Pestalozzi non è un rivoluzionario, non mette in discussione, diciamo, la società dell'epoca, non vuole fare rivoluzioni sociali o politiche. Resta però un riformatore. Chiede una riforma della struttura sociale in cui la politica svolga il compito pedagogico di rispettare la natura umana e favorire lo sviluppo di tutti gli uomini, indipendentemente dal ceto. Chiede una riforma della legislazione penale, in cui finalmente diventi centrale non tanto il concetto di punizione quanto quelli di prevenzione e rieducazione. Qui emergono tematiche, diciamo, alla Cesare Beccaria. E questo percorso di prevenzione della devianza rientra, diciamo, in un contesto tradizionale perché Pestalozzi riconosce come naturali le differenze di ceto, considera utopistico, diciamo, ancora l'ideale di uguaglianza tra gli uomini, e il progetto di riforma, diciamo, che lui disegna. Ha come interlocutori sostanzialmente, diciamo, i ceti superiori illuminati, cioè chiede sostanzialmente delle concessioni alle parti più, diciamo, potenti e influenti della società. Resta comunque un'opera di moltissimo, diciamo, valore, di grande interesse, che ricorda per certi versi alcune trascrizioni dei corsi al Collège de France di Michel Foucault, uno su tutti, il corso degli anni 70 sugli soggetti anormali.